E finalmente possiamo svelarvi il nuovo Oppo Find X3 Pro, l'ultimo flagship nato dalle mani sapienti di Oppo e pronto a sfoderare tutto quello che può per non solo catturare l'attenzione del pubblico, in questo caso italiano, ma anche per puntare in alto dove arrivano qualitativamente i vari iPhone, Samsung o anche Huawei e Xiaomi, che sono appunto in cima alle classifiche di gradimento degli utenti. Qui, attenzione, si cambia completamente il design rispetto al passato e oltre ad un aspetto che vedremo essere davvero molto futuristico, ci sono anche quattro fotocamere, di cui due addirittura con sensore da 50 megapixel ciascuna, e poi un display da primato che possiede un sistema particolare capace di acquisire fino a 1 miliardo di colori con l'assoluta precisione professionale e il vantaggio anche del refresh rate a 120 Hz. Ma vediamo allora in questa anteprima come è fatto Oppo Find X3 Pro, quali sono le sue specifiche tecniche e soprattutto quali sono le nostre primissime impressioni dopo qualche giorno di utilizzo. E partiamo subito dal design, perché fondamentalmente è quello che cambia di più, ma soprattutto è una novità assoluta nel panorama degli smartphone. Sì, perché qui Oppo decide di creare una sorta di scocca uniforme realizzata con un unico pezzo di vetro che scorre senza soluzione di continuità e che ricopre anche l'importante struttura del comparto fotografico, che sporge come una piccola collinetta nella scocca piatta del resto dello smartphone. Diciamo che è un telefono a curva unica che effettivamente si adatta davvero molto bene e in modo efficace alla mano con queste sue curve e soprattutto anche con la sua leggerezza, visto che pesa solo 193 grammi e che per un top di gamma direi che non sono per niente male. Finitura lucidissima che inevitabilmente si ricopre un po' di impronte, ma che di certo non passa inosservata perché bellissima da vedere oltre che da toccare, visto che la scocca di vetro sembra diversa da quanto provato finora con altri smartphone. Oppo ha spiegato il lavoro dietro a questa ricerca dell'innovazione stilistica e sappiate che per realizzare una sola scocca di questo Find X3 Pro ci vogliono almeno 40 minuti con una mappatura da oltre 2000 punti di controllo di precisione. Un lavoro sicuramente certosino che si vede in questa colorazione blu bitonale, ma anche se sappiate che esiste una versione un pochino più elegante forse e più classica, gloss black. E se l'aspetto estetico sicuramente non può passare inosservato, è da primato invece il display di questo Oppo Find X3 Pro. Allora, diciamo che il motivo è presto detto, perché specifiche alla mano non è tanto diciamo l'essere ampio da 6,7 pollici, leggermente curvo ai lati con risoluzione Quad HD Plus, con refresh rate a 120 Hz e supporta l'HDR Plus a farla da padrone, ma il potenziale sistema 10 bit capace di acquisire, archiviare, visualizzare foto e video addirittura fino ad 1 miliardo di colori. Questo significa 64 volte di più di un normale display a 8 bit della concorrenza, ed ammettiamo che le immagini proposte sullo schermo in queste prime impressioni sono davvero a volte impressionanti, con possibilità come sempre anche di migliorarle grazie diciamo all'intelligenza artificiale, sempre pronta ad entrare in gioco anche su questo Oppo Find X3 Pro. Oltretutto l'inserimento del refresh rate a 120 Hz di tipo dinamico funziona davvero molto molto bene e permette di rendere diciamo la navigazione sempre fluida e coinvolgente nell'uso quotidiano. E poi c'è la fotocamera, o per meglio dire la quad camera, perché Oppo posiziona al posteriore ben quattro sensori, ma che vedremo vanno in contrapposizione ad altri brand. Sì, perché qui l'idea di Oppo è quella di rendere possibile all'utente uno scatto identico che stia riprendendo con il sensore principale o che lo stia facendo con quello ultra grandangolare. Il motivo ve lo diciamo subito: sono due sensori dei quattro identici, ossia il Sony MX766, da una parte con apertura focale da f1.8 e stabilizzazione ottica dell'immagine, e dall'altra una focale da f2.2 ma con un angolo di cattura
a 110 gradi. Entrambi però capaci di catturare immagini fino ad un miliardo di colori da replicare appunto sullo schermo dello smartphone. E ci sono poi anche un sensore da 13 megapixel di tipo teleobiettivo, capace di arrivare a zoom 5 per ibridi o 20 per in digitale, e poi un piccolo sensore da 3 megapixel capace di ingrandire addirittura fino a 60 volte un determinato oggetto, proprio come un vero microscopio. Utile? Diciamo che per il momento non troppo, ma di fatto la tecnologia sembra davvero funzionare molto bene nei primi scatti che vengono realizzati appoggiando appunto la superficie del sensore sull'oggetto. Non possiamo svelarvi tutto in questa prima anteprima, ma possiamo dirvi che la qualità dei sensori sembra davvero notevole, sia per gli scatti a 10 bit in ogni situazione, che sia pieno giorno o che sia anche notte, ma poi anche per un sensore ultra grandangolare che utilizza una lente cosiddetta freeform dunque capace di evitare quell'effetto diciamo distorsione che invece si potrebbe avere con altri device. Oltretutto il sensore IMX766 sembra garantire proprio la medesima qualità sia con lo scatto in modalità classica che appunto in ultra wide, ed è sicuramente una cosa non da poco. Vedremo in fase poi di recensione come si comporterà al buio, come riuscirà a scattare, attenzione, con la modalità cosiddetta RAW Plus, che a detta di Oppo aumenta ancora di più le informazioni sull'immagine per diciamo così una maggiore possibilità di regolazione a posteriori, e poi anche le riprese video. Qui Find X3 Pro sfrutta ancora una volta 10 bit con il 4K, ma attenzione, soprattutto permette in modalità Pro di avere un controllo totale manuale delle riprese anche e questo non è da poco anche con la possibilità di registrare il log, ossia con file completamente piatto nella saturazione del contrasto, ma con tutte le informazioni per realizzare poi una migliore post produzione con software ad hoc. E poi c'è sicuramente la potenza di questo Oppo Find X3 Pro, che non solo sta nel supporto alla rete veloce 5G addirittura in dual mode, ma anche con la presenza dell'ultimissimo processore di Qualcomm, ossia lo Snapdragon 888, che qui raggiunge un boost a 2.84 GHz che viene aiutato quotidianamente da ben 12 GB di RAM di tipo DDR5. Il potenziale è davvero immenso e in questi primi giorni di utilizzo lo abbiamo percepito tutto, sia nell'uso con foto e video, nella navigazione web o ancora nel lavoro con app anche professionali, ma soprattutto nell'ottimizzazione a livello videoludico. Sarà forse per la presenza della modalità Game Space o per l'ottimizzazione comunque realizzata da Oppo, ma di fatto giocare su Find X3 Pro, ve lo anticipiamo, è davvero una goduria. Oltretutto non abbiamo avuto surriscaldamenti anomali, segno che l'azienda cinese ha già ottimizzato al meglio lo smartphone anche da questo punto di vista. E se tutto questo non bastasse, ecco pronta anche la ricarica super veloce, la chiama così proprio Oppo, è la Super VOOC 2.0, che qui raggiunge addirittura i 65 watt grazie all'alimentatore, permettendo di ricaricare la batteria da 4500 mAh in 10 minuti per il 40%, avete capito bene, numeri da record che lo smartphone raggiunge anche con ricarica wireless, questa volta a 30 watt, ma che riesce a fare uno 0-100 in soli 80 minuti. E non dimentichiamoci anche che c'è la ricarica inversa da 10 watt per completare, diciamo così, un quadro di ricarica a 360 gradi davvero molto prestante. Oltretutto in questi primi giorni abbiamo già notato che il Find X3 Pro copre diciamo così una giornata completa di utilizzo, arrivando a sera sempre con almeno un 20-30% di carica residua anche sotto forte stress. Infine la Color OS qui è in versione 11.2 per il momento, ed è la personalizzazione dell'azienda di un Android 11 ormai possiamo dirlo matura, lo è anche oggi la Color OS, che introduce una valanga di funzionalità che lo rendono sì uno smartphone molto poco stock rispetto magari ai Pixel di Google o ad altri della concorrenza, ma di fatto nell'uso di tutti i giorni molte di queste funzionalità, come vedremo, migliorano spesso l'utilizzo del device nelle attività. Insomma, Oppo Find X3 Pro è tutto questo. Vi ho già spoilerato davvero tanto su questo smartphone, anche se, attenzione, la recensione approfondita con quindi tutti i vari test e benchmark arriverà poi la prossima settimana. Di fatto volevo anticiparvi un po' le prime sensazioni nell'uso di questo device e farvi vedere già qualcosa di quello che è
questo Find X3 Pro che, lo ricordo, sarà disponibile nelle due colorazioni Gloss Black e Blu ad un prezzo di 1149 euro, assieme ai suoi fratelli Find X3 Neo e Lite, di cui trovate ogni tipo di informazione direttamente nell'articolo specifico presente su Hardware Upgrade. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci, soprattutto perché la recensione, come detto, arriverà la prossima settimana di questo Oppo Find X 3 Pro e mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche commento se avete domande sul telefono e mi raccomando, continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade.